Di Prato TG, a tutti buonasera. Nel modulo per l'accettazione del posto in graduatoria, il comune chiede alle candidate se sono in attesa di figli o ne hanno di piccoli e scoppia la polemica. Sentite Leonora Barbieri. Sei incinta? E se sì, a che mese? Hai figli di età inferiore a un anno? E se sì, qual è la loro data di nascita? Non è l'indagine sanitaria di un medico o una sua paziente, ma bensì le domande riportate nel modulo per l'accettazione del posto in graduatoria che il Comune di Prato ha presentato ai 21 vincitori del concorso per amministrativi per poi procedere con la procedura di assunzione. La denuncia, a cui si è aggiunta la funzione pubblica della CGIL, l'ha fatta un uomo, Tommaso Grassi, ventesimo della graduatoria, ma poi rinunciatario. Mi auguro che il Comune cambi quel modulo o che comunque le vincitrici del concorso si rifiutino di firmare quella parte. È grave, quel documento è discriminatorio e offensivo. L'assessore al personale, Benedetta Squittieri, riferendosi a questa graduatoria in particolare, specifica che il problema non si pone perché le assunzioni saranno fatte in blocco e non dilazionate nel tempo, per cui nessuno dei vincitori sarà discriminato. In generale, sulla presenza di quelle domande sul modulo per l'accettazione del posto in graduatoria, garantisce la buona fede dei suoi uffici. Non era intenzione del Comune vessare e discriminare, casomai il contrario. L'obiettivo era avere una visione completa dei neoassunti per assegnarli alle mansioni più adeguate alla loro condizione. Abbiamo un documento di valutazione dei rischi estremamente attento. Quelle domande probabilmente ne sono la conseguenza. Chiamiamolo un eccesso di zelo. Comunque non voglio che quella parte del modulo ingeneri anche il più piccolo dubbio in chi lo legge, per cui verrà tolto tutto. Mi dispiace e mi scuso con le donne che nel rispondere a quelle domande abbiano provato disagio e si siano riguardate a segnalare il problema. La polemica però è in furia. Il consigliere comunale della Lega, Marco Curcio, ha già presentato sull'argomento un'interrogazione al sindaco in vista del prossimo consiglio comunale. Le colleghe del Carroccio, dei comuni di Poggio e di Vernio, Elena Chiti e Francesca Storai, aggiungono un'intrusione nella vita privata delle persone con un profilo discriminatorio al limite del sessismo, un fatto grave dopo tanti anni di battaglie per l'uguaglianza dei diritti. Ogni giorno siamo subissati da proclami di uguaglianza, ritenendo discriminatorio anche indicare padre o madre. E poi una donna che partecipa a una selezione pubblica si trova a dover dichiarare il suo impegno di madre. La coerenza vorrebbe altro. Purtroppo c'è chi si riempie la bocca di buone parole, ma poi succedono queste cose e si ritorna indietro di anni. E parliamo di politica, di elezioni regionali in particolare. Ieri c'è stata la tappa a Prato, ieri sera, della candidata alla presidenza per tutto il centrodestra, Susanna Ceccardi. Tour elettorale pratese per Susanna Ceccardi, candidata a governatore della Toscana per la coalizione del centrodestra. Ieri prima si è incontrata con gli imprenditori del consorzio Astri e una delegazione di Confcommercio e poi è arrivata in piazzetta Buonamici per un aperitivo con i simpatizzanti. La moda è chiaramente in crisi, quindi chiedono semplicemente di poter lavorare in tranquillità, con meno burocrazia, con un'Europa che non gli sia nemica e a volte anche la normativa regionale e nazionale che non gli sia nemica. Io credo che la priorità assoluta oggi in Toscana sia la tutela del lavoro, perché c'è lo spettro dei nuovi 150.000 disoccupati di qui al 31 dicembre 2020 secondo i dati dell'Istat, e quindi da quel dato allarmante noi dobbiamo ripartire per fare le proposte che aiutino chi lavora e chi dà lavoro. Intanto è stata ufficializzata la candidatura di Emilio Paradiso, coordinatore della Lega Toscana, nella lista provinciale per il Consiglio regionale della Lega. Dopo 10 anni alla fine è stato trovato un punto di incontro, sono cambiati i vertici regionali rispetto a quelli che c'erano prima e con questi vertici regionali nuovi si può dialogare, insomma. Io devo fare una campagna elettorale con i nostri in tutta la regione per appoggiare Susanna Ceccardi. Nessuna conferma invece per gli altri candidati, bisognerà aspettare i primi giorni di agosto. Ceccardi però sta lavorando alla rosa degli assessori. Sicuramente su questo noi potremo anticipare qualcosa prima della fine delle elezioni. L'ex CREAF oggi si chiama PAIR, vale a dire Prato Area Innovazione e Ricerca, a un passo dall'apertura. Il centro destinato alla ricerca, appunto all'innovazione, alle nuove tecnologie, potrebbe aprire al più tardi a ottobre.
A 20 anni dall'idea di costruire un centro di ricerca, a 15 dall'inizio della realizzazione, dopo 22 milioni di soldi pubblici spesi nel frattempo, il CREAF, che oggi si chiama PAIR, Prato Area Innovazione e Ricerca, è a un passo dall'apertura. Lo ha detto l'assessore alle attività produttive della Regione Toscana, intervenuto oggi all'inaugurazione del murales, realizzato sulla facciata dell'edificio all'angolo tra via Galcianese e via Mulino delle Vedove, dal Collegio dei Geometri in occasione del 90° della professione. Dietro il portone, dietro queste mura, c'è un cantiere aperto con nuovi soggetti che hanno sostanzialmente occupato la quasi totalità degli spazi disponibili e ragionevolmente nel mese di settembre inizieranno vere e proprie attività di impresa. Oggi quasi 15.000 metri quadrati di spazi destinati alla ricerca, all'innovazione e alla tecnologia più avanzata sono proprietà di Sviluppo Toscana, l'agenzia della Regione Toscana che ha acquistato l'immobile dalla procedura fallimentare. Il primo contratto di affitto è stato firmato con una società che progetta pavimentazioni in metallo per i treni e che lavora con Hitachi Rail. Sviluppo Toscana ha raccolto diverse manifestazioni di interesse, la più consistente è riconducibile al mondo delle tecnologie legate al sistema ferroviario, con una forte interazione con Hitachi ex Breda, che è a un passo da qua e che aveva bisogno di spazi per sviluppare nuova capacità progettuale, quindi qui ci saranno parti di produzione di componentistica, ma ci saranno soprattutto ingegneri, studi, ricerca. Si guarda al futuro che è innovazione e ricerca, ma anche scommessa su un territorio ancora appetibile, ancora ambito, senza dimenticare quello che resta del CREAF, un processo per bancarotta semplice che vede sul banco degli imputati anche il sindaco nella veste di ex presidente della provincia. Si rilancia uno spazio che ha avuto le sue difficoltà, mettiamola in questa maniera, tanto la storia che è davanti al tribunale la conosciamo, vedremo quello che saranno gli esiti, con grande rispetto del lavoro di tutti, ci mancherebbe altro, ognuno porterà le proprie ragioni. Nel frattempo c'è un tema, che era quello che diciamo, io ho provato sempre a raccontare, riaprirlo, restituirlo alla città, portarci qui aziende, imprese che innovano e fanno lavoro, che producono posti, stipendi. Speriamo nel giro di più breve tempo possibile che questo diventi il luogo auspicato, cioè un luogo dove ci si lavora, dove si fa ricerca, dove si fa impresa. Intanto possiamo dire che l'ex CREAF parte dalla street art, un bambino che guarda in un cannocchiale puntato sul futuro, è questo il disegno che il Collegio dei Geometri regala alla città in occasione dei 90 anni della professione. Sentite. L'ex CREAF, oggi PAIR, Prato Area Innovazione e Ricerca, parte dalla street art con un disegno realizzato sulla facciata dell'edificio che vuole essere un'occhiata sul futuro, un bambino che guarda dentro un cannocchiale puntato verso l'alto, il domani appunto. È il dono che oggi il Collegio dei Geometri di Prato ha fatto alla città per festeggiare i 90 anni della professione. Quel luogo l'abbiamo scelto selezionando alcune localizzazioni con una certa difficoltà, l'abbiamo scelto perché è un luogo ampiamente visibile e disponibile per la città, perché questo volevamo, cioè volevamo che donare un qualcosa alla città e che fosse per i cittadini pratesi, con ampia visibilità. Abbiamo avuto la disponibilità di Regione Toscana, nello specifico di Sviluppo Toscana, che ci ha reso disponibile questo spazio e dopo averne parlato anche con il Comune di Prato, valutando altre soluzioni, ma questa alla fine è risultata quella più praticabile. È stato il sindaco Matteo Biffoni a manovrare il joystick collegato al braccio della gru che abbassandosi ha fatto calare il telo messo a copertura del murales, un disegno già visto dai pratesi la cui inaugurazione è slittata a causa dell'emergenza sanitaria. Soddisfatto l'artista che per settimane ha lavorato alla realizzazione. La tecnica è acrilico, io disegno a pennelli, non so disegnare a bomboletta, sicché utilizzo pennelli e niente, grazie a queste splendide gru il lavoro è stato realizzato in un mesetto. Facendo un altro lavoro mi sono dedicato il sabato e la domenica, poi ci sono stati un po' di stop durante il Covid e per fortuna ce l'ho fatta a finirlo in tempo prima della quarantena definitiva. È stato un lavorone bello lungo, però mi sono divertito tanto. E c'è un'altra inaugurazione prevista a settembre nel Macrolotto Zero. Sentite Alessandra Grati.
Verrà inaugurato a settembre lo spazio Playground tra via Giordano, via Colombo e via Verrazzano. Oltre 7.000 metri quadrati di verde e attrezzature sportive. È il primo dei tre cantieri del piano di innovazione urbana al macrolotto zero ad essere ultimato. Un vecchio piazzale di un'azienda diventa un grande nuovo parco pubblico all'interno del macrolotto zero, quindi portando circa 8.000 metri quadrati di aree verdi, aree per attività sportive, aree per attività fitness anche per agonì, per chi vuole fare attività fitness importanti, un campo di calcio, uno skate park e uno spazio importante dove poter fare manifestazioni all'aperto che abbiamo visto qui funzionano molto bene, soprattutto ad esempio il cinema d'estate o attività che vorranno fare i cittadini. L'area fitness è dominata da una grande scultura su cui poter fare esercizi arrampicata. Ogni attrezzo è dotato di un codice QR con cui scaricare l'app sul proprio smartphone che spiegherà le modalità di allenamento da seguire. L'investimento per l'opera è di 1.800.000 euro, compresi gli esprofi, cofinanziati dalla Regione Toscana e dal Comune di Prato. Quindi è un processo, quello di rigenerazione urbana che è in corso al macrolotto zero, che è stato concretizzato anche in pochissimi anni, devo dire la verità, rispetto all'entità e rispetto all'importanza dell'investimento. In questo momento sono circa un ettaro, quindi 10.000 metri quadrati le aree che sono in corso di rigenerazione, e l'obiettivo è proprio quello di mettere in evidenza questo ruolo che il macrolotto zero può avere nell'ambito dell'area metropolitana, cioè essere un distretto creativo, un distretto attrattivo per tutti quelli che sono interessati a questi luoghi e dove evidentemente anche il multiculturalismo di questo quartiere può essere un valore aggiunto. Il colonnello dei carabinieri Marco Grandini ha ricevuto oggi lo scultore Fernando Montagnier, che ha donato una sua opera al comando provinciale. Si tratta di una colonna che riproduce figure umane in bassorilievo che simboleggiano i caduti di tutti i conflitti. Montagnier ha offerto la sua opera al fondo assistenza e premi dell'Arma dei Carabinieri affinché la destinasse al comando di via Picasso in segno di stima e gratitudine per l'attività che i militari svolgono ogni giorno per i cittadini. Il colonnello ha consegnato a sua volta all'artista una medaglia ricordo del Comando Provinciale di Prato. Era questa la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre. Grazie per averci seguito, arrivederci.